Tra la smorfia di Ciarapico ed il sorriso di Mario Cecchi Gori corre oggi un abisso dal punto di vista calcistico. La Fiorentina viene a vincere a Roma una partita che voleva assolutamente pareggiare e che ha cercato di pareggiare fin quando qualcuno ha permesso al signor Pioli di passeggiare per il campo, vedere Battistuta ed invitarlo a fare gol. Incredibile ma vero, era il primo tiro in porta in una partita triste, povera e senza idee. La gente di Roma non ha nemmeno la forza di arrabbiarsi troppo, solo qualche mugugno durante la partita e qualche stupido malessere dopo. I giocatori invece non riescono proprio a reagire, Feller, nuovo capitano, sembra intrappolato, la partita prosegue senza ombra di reazione calcistica, quando Battistuta, ancora lui, non trova una felice scorciatoia verso casa Cervone e chiude i conti. I sussulti della Roma sono senza cuore, si affidano alla testa di Feller ma non ad una squadra vera. È giusto sperare, ma è anche giusto espellere Cervone ed è inevitabile vedere la Fiorentina che voleva solo pareggiare ed invece va in gol per la terza volta, cose che capitano. Si può dire che i gol di Battistuta ormai non fanno più notizie, ancora una volta una doppietta, succede quasi ogni domenica. Per fortuna sì, l'importante è che oggi questi due gol hanno servito perché la Fiorentina porti due punti a casa. È il caso che Van Basten inizi a preoccuparsi seriamente? No, non credo, Van Basten ne ha 7 gol in più. Quando si perde con la Fiorentina in casa, che con tutto rispetto a una squadra che sta dietro di noi nella classifica, questa è una cosa molto brutta, anche perché eravamo veramente convinti di fare un, non lo so, forse non una bella partita, però almeno di vincere questi due punti non siamo riusciti. La vita continua, dobbiamo cercare di parlare di questi errori dentro gli spogliatoi e di fare una bella figura mercoledì con la Sampdoria. Ecco, il problema dov'è? Negli spogliatoi, in una situazione particolare che si è venuta a creare con tante polemiche? No, il problema è in campo. È chiaro che noi siamo tutti professionisti anche quando ci sono certi problemi. Nel spogliatoio però in campo ognuno deve fare il suo dovere, come abbiamo fatto anche finora. Per noi siamo quelli che siamo, non siamo il Milan, non siamo la Juve, però proviamo a fare meglio che abbiamo fatto finora. A Firenze e Ciarapico siamo andati soddisfatto e io con la coda fra le gambe, quindi una volta a te e una volta a me. Roma negativa praticamente in tutti i reparti, senza idee, senza rabbia, dignitosa in difesa solo la prova di Nela, buona volontà di Feller e Rizzitelli, ma la buona volontà non basta quando non ci sono assolutamente le idee. La Fiorentina era messa molto bene in campo, Dunga è stato tranquillo, Orlando ha fatto vedere delle belle cose, Battistuta è stato veramente straordinario perché quando ha avuto le occasioni per andare in porta e andare a rete l'ha fatto. Dignitoso l'arbitraggio di Mughetti, giusta fra l'altro l'espulsione di Cervone, da Roma per Pressing Luca Gentieri, le interviste sono state realizzate.